Da oggi si possono fare i master direttamente su SoundCloud. Prima di proseguire con il video, ti direi di iscriverti al canale e di cliccare sulla campanellina per rimanere sempre aggiornato. SoundCloud ha lanciato un nuovo servizio per poter masterizzare direttamente dal sito le tracce per poi uploadarle sul proprio profilo. È un servizio realizzato in collaborazione con Dolby, la famosa azienda che sviluppa il surround e tutta una serie di elementi legati alle esperienze audio. E attraverso appunto uno studio con degli ingegneri di Dolby hanno realizzato un servizio di mastering disponibile a tutti gli utenti, sia su abbonamento, sia che chi deve semplicemente masterizzare una traccia a più. Non è che starò a farvi vedere come funziona e fare una specie di tutorial su come masterizzare la traccia. Prima perché è molto semplice, secondo perché ci sono già alcuni video presenti, soprattutto in lingua inglese, e li allego in descrizione. Non è tanto questo mi interessa presentare, ovvero come masterizzare una traccia direttamente su SoundCloud, ma l'importanza di un servizio del genere nell'ottica sia il confronto tra i portali sia per l'utilizzo che possiamo fare noi DJ. Quando si va a masterizzare la propria traccia, ci sono alcune opzioni. Ci sono quattro tipi di master che possiamo sentire e è già una cosa molto interessante il fatto che si possa avere una preview di come verrà masterizzato il proprio brano. E allora ci si pone la domanda su come sia possibile, per esempio, farlo quando mandi il brano ad uno studio di mastering oppure anche in studio con un ingegnere del suono. Scegli te il master che più ti piace in base ad alcune opzioni, alcuni template presenti. C'è poi il cursore dell'intensità del mastering, ovvero un mastering al 100% risulta sicuramente molto più compresso, schiacciato e limitato. Di contro, un mastering con un'intensità bassa non si ha tutto ciò che potrebbe dare a livello di impatto sonoro il processo di mastering. Quindi magari conviene utilizzare un'intensità tra il 60 e l'80%, così ad occhio, in base ovviamente al tipo di traccia che si vuole masterizzare. Il risultato che ne viene fuori ha un primo punto fondamentale che è veramente sconvolgente, ovvero il mastering risulta perfetto per le piattaforme di streaming. Come sappiamo, le piattaforme di streaming hanno una loro compressione di base con delle varianti, per esempio tra Spotify, Tidal e YouTube anche, come dire, nel momento in cui viene pubblicato il brano. E il mastering fatto dal servizio di SoundCloud non ha veramente nessun tipo di problema per essere suonato in questo tipo di piattaforme. In sostanza, il mastering di SoundCloud è concepito per SoundCloud stesso, ovviamente, ma anche per chi deve suonare i brani in streaming, cioè suonare i brani, renderli disponibili in streaming. È quindi un mastering essenzialmente concepito per lo streaming. Chi ha bisogno di un mastering per suonare la propria traccia nei club o in un impianto di certo tipo, forse non è il servizio adatto, anche se andrebbe testato a dovere e soprattutto andrebbe testato a differenza di un mastering svolto in studio o da un ingegnere. Il punto è un altro. Gli obiettivi di SoundCloud sono abbastanza chiari. Prima di tutto, attrarre nuovi iscritti, attrarre nuovi profili di persone che pubblicano sulla piattaforma ed attrarre anche delle nuove generazioni di persone, ovvero coloro che sono nati e cresciuti con lo streaming. Prima di tutto perché questi tipi di persone, magari produttori veramente all'inizio, hanno soltanto una vaga idea di cosa sia il mastering. Molto spesso si pubblicano delle tracce anche su Spotify senza nessun tipo di mastering, perché magari uno mixa semplicemente il brano e lo butta su. Ecco che allora SoundCloud, dando questo tipo di servizio agli utenti, cerca di attrarre questo tipo di pubblico o di pubblici. SoundCloud cerca di spostarsi dall'ambito dei DJ produttori, dei beatmaker, insomma dei produttori in genere, a chi cerca di
farsi conoscere attraverso il web. È un cambio di strategia abbastanza sottile, se vogliamo, ma sostanziale, anche perché, come sappiamo, SoundCloud ha avuto le proprie difficoltà economiche e finanziarie, ha sviluppato il proprio servizio di streaming che sta funzionando non ancora a pieno regime e allora in qualche modo cerca di allargare il proprio giro attraverso una partnership molto importante che è quella con Dolby. Il risultato onestamente è piuttosto buono. Sì, riescono a fare dei mastering interessanti, i brani suonano bene e non hanno problemi ad essere suonati in streaming, ad un prezzo veramente irrisorio, si parla proprio di meno di 6 euro per una traccia, un abbonamento mensile a partire da 11 euro, insomma, si cerca veramente di attaccare il mercato in maniera anche piuttosto aggressiva. Tutti ne stanno parlando di questo servizio di mastering di SoundCloud, quindi molte persone potrebbero essere incuriosite ed è senza dubbio un modo utile per chi inizia, diciamo, per un mastering entry level, per poter approcciarsi al tipo di lavorazione del suono, al tipo di processo, in attesa poi di andare a livelli successivi e allora affrontare il mastering in un altro modo. Senza dubbio, negli ultimi anni si inizia a parlare dell'importanza del mastering e si dà anche il dovuto peso. Però di contro è importante capire che un mastering non è ciò che risolve i problemi di un brano. Quello che fanno notare gli ingegneri del suono nei vari video è che il mastering di SoundCloud funziona bene se il brano è mixato bene. Quindi bisogna vedere come funziona il mastering di SoundCloud su un brano mixato male. Ma questo è un approccio giusto, perché il mastering funziona sempre bene laddove il brano è mixato bene. Senza dubbio, quando ci sono dei rapporti umani, l'ingegnere del suono si può dire: guarda, qui ci sono degli errori di mix, modificali oppure modifichiamoli. Cosa che non è mai possibile con un servizio online. Però di contro dobbiamo renderci conto che il mastering non è qualcosa di miracoloso e non può andare a risolvere dei problemi che sono a monte, anzi, se vogliamo, li amplifica. E questo è un argomento di cui abbiamo già parlato nel presentare quello che è il mastering. Se lo vuoi approfondire questo argomento, commenta pure qua sotto che ne parliamo magari in maniera più specifica. Nel frattempo, continua a seguirmi qui su Essere DJ Oggi e mi raccomando, anche un bel like. Alla prossima!